Dove si è cacciato? Zitto, non facciamoci sentire. Zitto. Miki, sono il lupo cattivo. Faccio fuori soldi. Che scarpe. Che schifo. Ritomeli, quelli mi servono. Se no cosa fai? Ci fai restare da mammino? Ma ci fai picchiare da papà. Oh, scusa, è vero, tu non ce l'hai papà. Sempre meglio che avercelo in galera. Scemo. Non è in galera, è uscito ieri. Io non sono scemo. Ti do 10 secondi di vantaggio. Sono generoso. Sì, ma così non va. 10. 9, 8. Questi sono 10 punti. Troppo facile. Ah! Hai pestato una merda. Silenzi. Silenzi. E assente. Silenzio assente. Volpi. E alle finali. Già, il tennis. Va bene, cominciamo. Allora, ragazzi. Parentesi tonda. Due terzi. Chiusi, io capisco il suo risentimento, professore Sassiani, ma le ricordo che il padre del ragazzo è appena uscito di galera. Perfetto, il padre esce e il figlio c'entra. Secondo fallo. Cos'è? Come cazzo hai fatto a buttare via questa partita? Te la sei fatta addosso. Hai avuto paura. Papà, è successo qualcosa. Tornatene a casa a piedi, così avrai modo di riflettere. Vuoi giocare con me? Ah, aiuto! Oh, sono stato io! Te lo giuro, papà, non sono stato io! Punta in mani! Il resto te lo do a casa! Forza, ragazze! Hop, 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 hop! Andate a farvi la doccia! Hop, hop, hop! Thank you.
Spiegami però, perché da solo non ce la faccio. È un miracolo che non ti hanno sospeso. Michi, alle ragazze piace andare per gradi. Togliersi i vestiti viene proprio all'ultimo, non so come dire. Ne ho avuti anch'io 13 anni, sono un'età terrificante. Ti vengono i brufoli, ti cambia la voce. Non sei più un bambino, ma non sei ancora neanche un adulto. Beh, io 3 volte sono scappato di casa quando ero alle medie. I capelli bianchi li ho fatto venire a mia madre. Eppure, mi vedete, eccomi qua. Ma secondo voi ci vuole un valido motivo per scappare o si può fare anche così? Solo per mettersi alla prova. Tu cosa dici, eh? Per esempio, lui ce l'ha sicuro un valido motivo per scappare. Ma se i ragni sputano le ragnatele dalla bocca, perché l'uomo ragno le fa uscire dai polsi? Candela, vai di sotto. Perché? Tua mamma chiede se può scendere. Non è vero. Candela, per favore! Mi fai passare? Ciao. Ciao. Non dire niente, ti spiego tutto. No, niente! Tutto bene! Se tolgo la mano, giuri che non crederai. Chi sei? Un fantasma? Un angelo? O sei solo il vento? Sei tu questo? Facciamo che arriva più in alto. Madre dice che non devo dare confidenza agli sconosciuti. Ma in questo caso... Tu c'erai una mamma? No. Vuoi una caramella? È l'ultima. Puoi mangiare, vero? Ma non ti faccio paura. No! Oddio, devo andare ad allenarmi. Ci rivediamo, vero? Si fa per dire. Ok? Ok. Ciao. Stella, volevo chiederti scusa per quello. Non fa niente. Non
No need to get over along. I'm coming home. Sei entrato? Sì. Mi hai fatto paura. Dove sei? Which one our parents love most? Sei sempre raffreddato tu, mm-hmm. Hai freddo? Te ne sei pronta che è la palestra? Che ci fai con quella coperta lì? Avevo freddo. Dai, sbrigati. Entra sempre senza bussare. Lo sapevo che tornavi. Ma tu esisti veramente? Beh, penso di sì. Se chiudo gli occhi, ti vedo. Forse devo venirti più vicino. Forse. Ancora più vicino. Make sure my sister knows I loved her. Make sure my mother knows the same. Always remember there was nothing worth sharing like the love. Devo andare. Ma dimmi almeno come ti chiami. Possiamo vederlo un'altra volta. Deve essere una specie di illusione ottica, come un miraggio, non si spiega. Se... Signori, mi sa che non ci sono più dubbi, da oggi anche la nostra città ha il suo supereroe. Sì, però mi spiace dirti che non esistono mica i supereroi, mi sembra. Sta zitto tu, che non è ancora chiara la tua posizione. Questa... Ma cosa dici? Lui non c'entra niente. Ecco, bravo, diglielo tu che sennò qua. Scusa un attimo.